strette di mano in tribuna, strette di mano sul campo. Ci sono tutti quelli che contano. C'è pure Ramon Diaz, perché con lui l'Inter è andata sempre bene. Spero che l'Inter faccia una grande partita, perché oggi è una giornata molto particolare e farà una grande gara. Diaz porterà fortuna all'Inter. Nel computer hanno inserito le schede di Trapattoni e Zoff. Sta meglio l'allievo in campionato e in coppa, ma ogni tanto il computer fa il confuser e va tutto alla rovescia. La partita è intensissima. Il primo quarto d'ora viene giocato a ritmi da Formula 1. L'Inter non può concedersi soste e le intenzioni di travolgere la Juve ci sono tutte. Tacconi avrebbe dovuto starsene davanti alla TV con una costola scricchiolante ed invece è l'uomo che riesce a salvare Madama dall'assalto iniziale. Zoff tiene Schillaci davanti e secondo gli schemi consueti Zavarov e Rui Barros debbono fornire palloni da affiondare in porta. Ma la mossa tattica importante è quella in mezzo al prato. Il Trap sa quanto sia determinante e fortunato per la Juve e cerca di tagliare i viveri all'ex atalantino, che già ha il compito di star sulle piste di Matteus. Mandorlini è fedele alla consegna. Mancano i rifornimenti, così sul fronte russo, mentre su quello tedesco continua la pressione. Oggi si è aperta la caccia, ma alcuni nerazzurri sono ambientalisti convinti e preferiscono non impallinare subito Tacconi, che da parte sua vola come Batman fra i grattacieli di San Siro. Brutto affare scontrarsi con giganti come Rui Barros, Delia traballa. Serena è stato premiato per i troppi gol dell'anno scorso, quest'anno continua a fare il modesto e non esagera. Batman Tacconi non vede nemmeno la fucilata di Matteus e così la Juve becca il primo gol. Non è certo immeritato il vantaggio dei nerazzurri, che sembrano tornati quelli dei bei tempi. Avvocato, la vedo in grande forma, in grande euforia, sebbene questa Juventus stia perdendo 1-0, come ha visto? L'importante è come ha giocato, hanno giocato bene tutti e due, abbiamo subito un grandissimo gol che era quasi piacevole da vedere, anche per me. Ecco, per quanto riguarda questo New Deal juventino, è pronta secondo lei questa squadra per affrontare davvero i vertici della classifica? Nei primi posti certo, nessuno può pensare di vincere a priori. Pensavo di trovare un'Inter non febbricitante, malata. No. Conosco troppo bene l'Inter, conosco Trapattoni, conosco quegli uomini, non sono mai giù di un cuore. Ecco, che in particolare chi ha seguito in questo primo tempo, chi gli è piaciuto di più? Mi è piaciuto più di tutti i Tacconi. Ecco, meno male che stava male per quanto riguarda il suo. Stava male, ma si è fatto coraggio. Stava male come l'Inter. Si è fatto coraggio. Senta, Romiti, perché fa il tifo? Per la Juve, dico io. Per la Juve. Risposto lui. Lo faccio per la Juve. Da sempre. Ma perché facciamo queste reminiscenze? No, facciamo. Ho capito, ha risposto, grazie. Se le tasse colpiscono, come dice sovente l'avvocato, sempre l'automobile, Klinsmann colpisce sempre chi fa le fesserie. L'ex fornaio così si presenta a Tacconi solo e gli offre il secondo bignè della giornata. Pasticceria tedesca, la Juve russa, anzi dorme. Grave errore però credere d'aver vinto per l'Inter. Quando Marocchi sorprende la difesa nerazzurra, che mantiene così rigorosamente la media del gol domenicale, la partita ha un sussulto. Aleinikov lascia il posto al vivace Casiraghi, ed i bianconeri accarezzano la speranza del pareggio. Qui i juventini vorrebbero il rigore, ma dietro corrono qualche pericolo che Batman Tacconi sventa. Zavarov va vicino al 2-2 e adesso che Fortunato gioca in appoggio, l'Inter ha qualche problema. Il vecchio Baresi prende il posto di Bianchi per controllare la situazione meglio. Il telone nerazzurro cala su una vittoria che rimette in sesto l'armata Trapattoni. I campioni si eclissano per andare a festeggiare e lasciano all'allenatore, in studio, il compito di spiegare il come e il perché ha battuto per la prima volta Zoff. Ciotti non lo sa, ma siamo nella saletta radio di San Siro, con noi Tacconi, che è stato il protagonista, diciamo, principale di questa partita vinta dall'Inter sulla Juventus. Un Tacconi che si è messo in luce subito con alcune parate importanti. E pensare che non dovevi giocare, che cos'è? C'è qualcosa di magico, di segreto? Cosa è successo? No, è normale che uno cerca sempre fino alla fine di giocare. Io ho cercato tutte le cure possibili, siamo riusciti a addormentare un po' la parte, però adesso si sta svegliando, sul dolore. I due gol dell'Inter?
Ma il primo è un po' strano, perché pensavamo tutti che era stata deviata da qualcuno, invece ha preso la palla in effetto strano che mi ha ingannato. Il secondo è venuto in contropiede, è stato bravo Klisman, ha fintato il tiro forte, invece mi ha messo in mezzo alle gambe. Vedendo un po' la difesa, con questa carica iniziale dell'Inter ha sofferto molto, è stato molto bravo Tacconi. I reparti hanno un po' stretto, no? I denti, il freno per colmare una eventuale differenza. Ma sì, in certi frangenti sì, però poi abbiamo subito gol quando magari era meno pericoloso, in circostanze diverse dalle prevedibili. È la prima volta di tre pattoni su Zoff? Due anni, è il secondo anno, quindi... Senti, la Juventus la prima volta l'hai vista un po' soffrire? Sì, soffriamo il primo tempo, poi il secondo è sofferto l'Inter. Questo è, io penso che come squadra stiamo a parte dell'Inter. Pari dell'Inter? Il risultato solo fa la differenza? Il risultato, l'Inter ha fatto due gol, non ha fatto uno, penso che l'Inter sia come partita, ha vinto perché ha meritato di vincere. Ma che lingua parli con Sasha? No, italiano, lui capisce benissimo italiano.